le persone più deboli, ma non solo, coloro che si trovano oggi in difficoltà perché la crisi colpisce anche qui. E infine sul tema delle infrastrutture. Quindi ecco, la seconda parte è stata della campagna della prima parte, prima del ballottaggio, è stata dedicata appunto al programma, e alla fine c'è questo bel volumetto. Quindi le cose fatte, la verità su quello che si è realizzato, sui risultati ottenuti e le cose da fare. Adesso durante il ballottaggio sono emerse altre questioni e voglio sottolinearle qui brevemente e non recupero più le cose che abbiamo già detto e che abbiamo visto, e appunto vi invito ad andare a leggere, a vedere il programma di cui vi parlavo. In questa campagna per il ballottaggio, per esempio, è emerso con sempre maggiore forza, io qui lo voglio sottolineare, il ruolo della Lega nella gestione della campagna della destra, del centrodestra. Credo che i cremonesi non si dimenticheranno facilmente le foto a Pontida del candidato del centrodestra col fazzoletto verde al collo, con quelle battute che abbiamo sentite alla radio, alla televisione. Per esempio, insomma, mi ha colpito molto, a Latina ci sono stranieri che sono italiani, ecco, ciao, le dico, un calabrese o un meridionale come può, che vive a Cremona da tanto tempo, Cremona accogliente, solidale, come può votare un movimento che dice cose del genere, che dice, poi diranno che è uno scherzo come quello dei vagoni riservati alla metropolitana. Era il ritornello, il leone di Venezia che magna i Terun, era là col fazzoletto verde. Allora, questo ruolo della Lega è un ruolo che è emerso soprattutto in questa parte della campagna elettorale, così come è emersa un altro aspetto, l'insistenza sull'omogeneità dei livelli istituzionali. Si dice la provincia è oggi amministrata dalla destra e quindi anche il comune è più facile collaborare se sarà amministrato dalla destra, e io rovescio l'argomento perché credo che sia importante fare questo discorso ai cremonesi. Veramente va rovesciato questo argomento. Voi pensate su due temi importanti su cui potrà essere coinvolta la città: la mega discarica di amianto che era prevista a Cappella Cantone, che poi si vedrà, voluta dalla regione e sostenuta dal centrodestra, e la centrale nucleare, non si sa se Caorso o comunque qualcosa sempre sul Po, e non è che ci siano tante possibilità. Ecco, voi pensate che sia più facile reagire e dire di no a queste due proposte? Ad esempio, cito come esempio, sia più facile reagire e dire di no ad un sindaco di destra che non a un sindaco di centro-sinistra? Evidentemente a un sindaco di centro-sinistra è più facile dire quello che pensa in queste materie, anche se la provincia, la regione e il governo propongono cose che non vanno nell'interesse della comunità cremonese. Certo, con senso di responsabilità, se sarò eletto sindaco, con grande senso di responsabilità, perché i rapporti istituzionali vanno tenuti e noi li abbiamo saputi tenere bene con la regione che da tempo è amministrata dalla destra, con senso di responsabilità ma con fermezza, perché bisogna guardare solo all'interesse dei cremonesi, non alle logiche di alleanze politiche, specialmente dopo una campagna elettorale in cui l'elemento civico è emerso con tanta forza. E quindi anche questo va sottolineato, così come dicevo il primo punto, la rilevanza e il ruolo della Lega. Infine mi sembra sia giusto mettere in rilievo quello che è accaduto in questi ultimi giorni, il durissimo attacco, addirittura sul piano personale, a chi ha avuto il coraggio di fare una scelta diversa da quella patrocinata da certi poteri forti della città. Alludo all'attacco che è stato mosso in questi giorni a Ferdinando Quinzani, alla lista Cremona per la Libertà e alla lista civica dei pensionati. Mai, io mi auguro mai di non dover mai più vedere o sentire affermazioni come quelle che ho letto e sentito. Quinzani è un giovane, 33 anni,
che da 10 anni è in consiglio comunale, viene da Forza Italia, è stato tra i fondatori dei Circoli per la Libertà, ha formato una lista civica che in alleanza con i pensionati l'ha presentato come candidato sindaco e poi si è apparentato con il mio schieramento. Ha una cultura liberal-democratica, con lui ci sono i repubblicani e i liberali, per esempio, non a caso, una cultura liberal-democratica. Dove sta lo scandalo di un apparentamento con il sottoscritto e con le forze del centro-sinistra e le liste civiche che mi sostengono? Noi potremmo addirittura collaborare anche con una destra moderata, io dico, con una destra moderata e intelligente. Figuriamoci con chi ha una visione liberal-democratica come Quinzani e i suoi sostenitori. Il fatto è che a Cremona non c'è una destra moderata. Siamo ancora a livelli di una posizione appunto estremistica e quindi quando c'è chi ha il coraggio, e io dico proprio di coraggio perché ha dimostrato, hanno insieme dimostrato un grande coraggio, allora ecco che c'è la condanna durissima. Ecco, io oltre alla mia personale solidarietà a loro, ecco, già il vostro applauso l'ha detto, vi prego di riferire a Quinzani, qui non può esserci, che c'è la solidarietà di buona parte di Cremona, della Cremona civile e democratica. Altro argomento di quest'ultimo periodo, ancora, questo c'era già nel primo, il nuovo contro il vecchio, in cui il nuovo sarebbe appunto il candidato Perri e il vecchio sarei io e vecchio è buono perché quello là ci ha definiti cretini, ma insomma c'è già un passo avanti. Ora questo è un non senso, proprio perché tra l'altro buffo perché abbiamo la stessa età, perché abbiamo esperienze diverse, ma tutti proveniamo dalla società civile. Io non ho nulla contro i politici di professione, Alemanno fa il politico di professione e tanti altri, forse qualcuno dice è meglio i politici di professione, non dico, però io vengo, ho una mia professione, sono in aspettativa, quindi proprio non c'è nessuna differenza e ripeto, se io ho frequentato per 20 anni e più i palazzi di Cremona, provincia e comune, Perri ha frequentato i palazzi romani dove certo non è che ci siano, ecco, cioè, ognuno ha vissuto la sua esperienza e ha fatto, quindi non c'è un vecchio contro un nuovo.